Ciao! Ormai do per scontato che non vi spaventiate più alla visione della mia faccia struccata, quindi ci ho preso proprio gusto nel fare questi video un po' stile horror. Allora, questo è il mio primo vlog, un video chiacchiericcio dove voglio informare un po' di alcune cose che stanno succedendo, anche perché tramite il video è il mezzo un pochino più veloce che ho per spiegarvi bene tutto. Su Facebook ultimamente sto scrivendo che ci sono delle novità che bollono in pentola. Allora, come molte di voi sapranno, io da dicembre sto lavorando per una catena di profumerie che si chiama Limoni ed è un'azienda per la quale io avevo già lavorato qualche anno fa, forse un 4 anni fa, 3-4 anni fa. Devo dire che negli ultimi anni, cioè in questo periodo durante il quale io non ho lavorato per loro, l'azienda è cambiata veramente tanto, si è evoluta molto, hanno creato un loro marchio che si chiama B, del quale io ho già sentito parlare diverse volte anche qua su YouTube, ed è un marchio di make-up. Voi sapete che io cerco sempre di sponsorizzare il Made in Italy, quindi se il prodotto è buono e valido, preferisco acquistarne uno Made in Italy piuttosto che un Urban Decay e via discorrendo. Ovvio che acquisto anche prodotti che non sono Made in Italy, però se ho la possibilità di trovare un prodotto che mi piace, che è valido e è fatto qua in Italia, insomma, preferisco. Comunque, a parte questa piccola parentesi, sto lavorando per loro e, come vi dicevo, si è evoluta molto. Creando questo marchio, si è aperta molte porte all'interno proprio del settore make-up. Vuoi perché fa da sponsor ad alcuni eventi, insomma, si è aperta molte porte. A me cosa hanno proposto? Innanzitutto, ieri. No, l'altro ieri, quindi il 6, sono stata a Milano. Sono stata a Milano in uno dei nostri punti vendita B a girare un tutorial per l'azienda. Un tutorial che è venuto fuori molto carino, cioè almeno a me è piaciuto veramente tanto, mi sono divertita tantissimo. C'era proprio una troupe, due ragazzi che lo fanno di mestiere, quindi che abbiamo fatto il girato. Non potete capire, appena sono arrivata, io effettivamente pensavo fosse una cosa molto più semplice perché loro mi hanno detto: guarda, dobbiamo fare un video tutorial, sappiamo che tu comunque giri dei video su YouTube, quindi magari sei un pochino più sciolta, più spigliata, ci piacerebbe che lo facessi tu per noi. Quindi io pensavo che fosse una cosa molto più semplice. In realtà quando sono arrivata c'era un sacco di gente della sede, quindi già lì iniziava a salirmi l'ansia. C'era la mia capo area, c'era una responsabile, che poi è una mia collega, che però è responsabile di un punto vendita B. Insomma, mi sono resa conto una volta arrivata in loco che la cosa era un pochino più professional. La botta mi è arrivata quando sono arrivati questi due ragazzi che avrebbero dovuto poi girare il video, quindi uno che continuava a scattare foto da diverse angolazioni, l'altro che faceva appunto le riprese. Hanno montato sti due fari laterali, quindi con queste luci bianche sparate, sta telecamera, e quando questo ragazzo arriva da me mi fa: guarda, dovresti indossare questo, e mi tira fuori un microfono quelli stile televisione che mi sono proprio dovuta agganciare dietro, fatto passare sotto la maglietta. Lì mi è venuto proprio il panico più totale, ho detto: mamma mia. E niente, invece poi alla fine, vabbè, mi sono un po' sciolta, il video è andato benissimo, spero di avere al più presto delle foto da farvi vedere, e poi comunque, vabbè, mi daranno proprio il tutorial girato, quindi lo potrò pubblicare. E se devo essere sincera, non ho capito benissimo che fine farà questo girato, nel senso che sicuramente lo utilizzeranno come diciamo bigliettino da visita in questo periodo, da mandare alle testate giornalistiche, insomma, per pubblicizzare il loro marchio, ecco. E poi, vabbè, credo di aver capito che verrà mandato poi sui Videowall durante la settimana della moda a Milano. Questa è un'altra cosa. Loro sono il make-up ufficiale della Fashion Week. Fashion Week, che c'è già stata, è un'altra che si terrà adesso a febbraio. E
Andrò anche lì, quindi andrò a sfilare. Ah, no, andrò a sfilare, magari potessi sfilare, mi piacerebbe. Andrò a truccare per le sfilate della settimana della moda a Milano. Spero di riuscire a portarmi la videocamera e spero di poter firmare qualcosa. Non so se è possibile perché, vabbè, ovviamente devo chiedere l'autorizzazione all'azienda e soprattutto non so neanche se sarà possibile proprio fisicamente che io abbia tempo di girare. Però è una cosa che proverò a chiedere perché mi piacerebbe proprio, a parte avere un ricordo mio, ma proprio farvi vedere che cosa c'è nel dietro le quinte delle sfilate. Quindi questa è un'altra novità e sarò a Milano il 28 e il 29 per la sfilata, quindi se siete lì e avete voglia di passare a noi fa solo che piacere. E poi ci sarà un altro evento sempre sponsorizzato da Limoni, quindi dalla linea B, diciamo, che è la linea di make-up di Limoni, al quale parteciperò. Io adesso non ricordo il nome della ragazza perché sinceramente è un programma che non ho mai seguito, so che esiste, so come è strutturato, ma non l'ho mai seguito ed è un programma che fanno su Real Time e si chiama Ma come ti vesti, credo, o una cosa del genere, o Shopping Night, una roba del genere comunque. Praticamente c'è questa personal shopper, diciamo, che rivoluziona un po' il look dei malcapitati, dall'abbigliamento agli accessori al make-up e io ovviamente insieme ad altri miei, non so se tre o quattro colleghi, ci occuperemo del make-up ed è una cosa bellissima, quindi lei farà una specie di seminario in un teatro qui a Torino. E niente, appunto, noi ci occuperemo del make-up. Credo venga fuori una cosa molto carina, praticamente lei pescherà a sorte delle persone in mezzo al pubblico e poi appunto gli ricostruirà il look. Quindi anche lì se il 16, ufficialmente come data c'è solo il 16, ufficiosamente, quindi per sentito dire, siccome i biglietti sono andati a ruba, se lei è disponibile penso si farà una seconda serata, però queste sono voci di corridoio, non so niente di sicuro. L'unica cosa di sicuro è che il 16 ci sarà l'evento. Quindi anche lì ansia, però insomma immagino e spero che andrà tutto bene. E niente, fondamentalmente le news più succulente sono queste qua. Per il resto passiamo agli acquisti. Ma perché faccio così? Quindi niente, le news più succulente erano queste. Quindi se volete vi aspetto il 16 a teatro, magari poi vi lascio tutte quante le informazioni nell'info box perché non me le ricordo, per questo evento del Ma come ti vesti. Vi aspetto se vi va a Milano il 28 e il 29 per la Fashion Week, quindi per le sfilate. E poi mi raccomando, guardate tutte quante il tutorial che verrà pubblicato che abbiamo girato lì a Milano con l'azienda. Allora, in questo video un po' così chiacchiereccio, volevo anche aggiornarvi sui miei ultimi acquistini. Allora, per quanto riguarda il make-up, oddio, make-up non ho preso niente effettivamente. E adesso c'è il periodo delle unghie. Siccome ho smesso di farmi la ricostruzione, non lo so, ho questa smania di smalti e quindi ne sto comprando un sacco. Allora, in negozio da me c'è questa promozione. Quindi, acquistando un prodotto che poi sarebbe la base 3 in 1 di Collistar, c'è in omaggio uno smalto di Collistar, quindi praticamente al costo della singola base. Perché mette a fuoco me? Ok, al costo della singola base avete in omaggio uno smalto. Io ho scelto questa qui con lo smalto viola e ve li faccio vedere. E l'ho pagata tipo, non mi ricordo, forse 13 euro, 12 euro. Comunque il costo della base, il costo della base singola, l'altro smalto in omaggio. Allora, a me la base piace moltissimo, ve la faccio vedere. Allora, è una base 3 in 1 che fa da base, da rinforzante e da fissatore. Quindi con un unico prodotto voi avete base coat, top coat e rinforzante. Mi pizzica il naso in una maniera allucinante.
Ed è un prodotto che mi piace tantissimo, per me gli smalti di Collistar in generale, anche la linea curativa mi piace veramente tanto. E questo qui era lo smalto che c'era insieme, che è un bel viola matte, senza glitter, senza brillantini. E gli smalti di Collistar veramente hanno una durata pazzesca. Questo è lo scovolino, eh sì, lo scovolino, il pennellino. Sono belli intensi, carichi di colore, belli lucidi, mi piacciono veramente tanto tanto tanto. E proprio perché mi piacciono così tanto, ho voluto acquistare un altro che è questo qui, che è un grigio bellissimo. E non so se riuscite voi a vedere, è forse così. È un grigio che non è perlato, ha proprio dei glitter all'interno ed è magnifico ed è quello che ho indosso. Non riuscite a vedere i brillantini, però vi assicuro che è bellissimo. E guardate come rimane pieno il colore. Questa è una passata sola. È veramente molto bello. Non so se riesco a farvi vedere i glitterini. Comunque è bellissimo, rimane poi lucidissimo. E al di sopra c'è il 3 in 1 che vi ho fatto vedere prima. Allora, questo qui grigio si chiama Acciaio ed è il numero 60. Mentre invece questo qui, ovviamente c'è scritto vietata la vendita sotto perché era in omaggio con il kit, però è il numero 55 viola lacca. Ok, poi nel video di in collaborazione con Berlandina Federica, che saluto e le mando un bacio, ciao Fede. Quello sul trucco di Federica Panicucci, avevo uno smalto blu magnifico, che era uno smalto che avevo messo durante una pausa in negozio di Yves Saint Laurent, di un duo che non fanno più, era un'edizione limitata, magnifico, ed è un blu bellissimo. A me non piacciono molto gli smalti blu, infatti. Se, non so se avete notato, ma non me li vedete mai indosso. Però quello lì è un blu particolare. Però sinceramente non avevo voglia di comprarmi lo smalto di Saint Laurent. Era così, spulcia che ti spulcia. Noi in negozio abbiamo proprio una smaltiera, quindi proprio uno scaffale intero con tutti quanti gli smalti. Spulcia che ti spulcia, ne ho trovato uno identico. Identico di Mavala. Se volete vedere quello lì di Saint Laurent nel video, vi lascio il link qua da qualche parte oppure nell'info box. E questo qui è il dupe di Mavala e vi assicuro che è identico. L'unica cosa che cambia è che questo qui ha questi micro glitter all'interno, invece quello lì è completamente matte. Però vi posso assicurare che anche questo qua di Laila, una volta di Laila, scusatemi, di Mavala, una volta indossato, i glitterini non si notano, sembra completamente matte, cioè si notano molto poco ed è bellissimo. È un blu magnifico ed è il 158 Smoky Blue di Mavala. Sempre di Mavala, sempre di Mavala. Poi ho acquistato questo qui che è un verdone, che è il Racing Green 176, è un bel verde. Questo qui invece è completamente matte, non ha brillantini, non ha niente, è un verdone, è un verde bosco che mi piace tantissimo, mi piace molto sulle unghie, non lo trovo per niente eccessivo né volgare perché è molto scuro, quindi anzi lo trovo anche abbastanza elegante. Poi invece per quanto riguarda la cura del viso, sempre in negozio da me, ho acquistato questo kit, che aveva un prezzo convenientissimo perché l'ho pagato solo 9 euro e all'interno ci sono tre taglie, tre formati da viaggio di tre prodotti di Clarenna e c'è il tonico che è questo qui, la lozione tonica, il gel per la pulizia del viso, quindi lo schiumogeno quotidiano,
la crema giorno. Sono tutte quante della linea Éclat du Jour. Eccolo qua, che è la linea illuminante. Quindi è un è specifica, diciamo, per tutti i tipi di pelle, però ovviamente è più indicata per delle pelli, insomma, che magari sono un pochino asfittiche, con grigiori, e hanno comunque necessità di ridare luminosità al viso. E io l'ho acquistata perché, facendo spesso avanti e indietro in questo periodo che sto lavorando, comunque fuori, faccio spesso avanti e indietro da casa e quindi ho necessità di avere queste cosine. Questo qui è il kit. E ne fa anche altri di kit. E io penso che questa qua sia un'idea veramente eccezionale perché hanno un costo relativamente accessibile a tutti quanti. Avete modo di provare più di un prodotto anche per abbastanza tempo, perché comunque insomma questo qua è un 15 ml, il tonico un 30 ml, l'emulsione un 30 ml, quindi insomma avete modo di provare per un po' di tempo il prodotto, vedere se vi piace, di modo che poi possiate fare un acquisto più mirato e sicuro. C'è anche la linea per il contorno occhi, con appunto il contorno occhi, lo struccante, non ricordo cos'altro. Insomma, ci sono diverse cose, c'è latte struccante e tonico, ce n'è diverse. E poi ho acquistato questo prodotto che è una vita che volevo acquistare, non so perché mi ha sempre ispirato, ed è un esfoliante della Nivea. Talebane dell'Inci, cambiate canale, perché se io cerco di prendere le cose insomma che siano buone a livello di Inci eccetera, però tante volte insomma mi piace sperimentare. Non ho la più pallida idea di che cosa ci sia all'interno, immagino che non abbia un Inci molto, molto buono, però chi se ne frega, nel senso che non siamo mai morti di siliconi, quindi. Comunque, ed è questo qui di Nivea, che è il Peel Soft. Esfolia e purifica a fondo per una pelle morbida come pesca, con estratti di pesca. Non so, vuoi il colore, vuoi il packaging, questo prodotto mi ha sempre ispirato, l'ho sempre voluto provare. E boh, adesso era in promozione in negozio, scontato, l'ho acquistato. E l'ho pagato tipo 6 euro, 6-7 euro, una cosa del genere. Non ho ancora provato niente di questi prodotti, quindi non so dirvi. Vi farò sapere. Vi dico solo che questo ha un profumo di pesca buonissimo. Questo era il tutto per quanto riguarda, insomma, le cose un po' più della profumeria, diciamo. Poi ho acquistato un bracciale così molto sobrio da tutti i giorni. È un bracciale che mi piace moltissimo, questo qua. Lo immagino d'estate, insomma, con i vestitini. È molto carino. Fa un sacco di luce, io non so se in camera rende, però insomma mi piaceva da morire. E mi piace proprio portarlo bloccato qua, non morbido, qui al polso, proprio bloccato. Era molto carino, l'ho preso in un negozio che c'è allo stadio, all'area 12, al centro commerciale dello stadio che c'è qua a Torino, e l'ho pagato in saldo 10 euro, mi sembra. Costava qualcosa come 20-25, non avrei mai speso 25 euro per questo bracciale, però 10 euro era fattibile, insomma, molto carino. Poi, se non mi mangio i capelli, sempre lì allo stadio, sempre nello stesso negozio, che si chiama, se non erro, Zizou Accessori, o Zuiki, no, Zizou forse Accessori. Comunque, sempre lì ho acquistato anche questa cinta, che è molto carina, di quelle cinte da lasciare morbide. Mi piaceva molto la fibbia che ha, questa qui, e anche il colore, sinceramente, un bel marrone. Ah, quindi niente, ho preso questa cintina qua e questa qui anche l'ho pagata in saldo 10 euro. E poi, già che ero lì, lì dentro c'è un negozio che si chiama Prima Donna, che è un negozio che a casa mia a Pescara c'è.
te, io acquisto sempre un sacco di roba lì. Adesso che sono fuori per lavoro, qua c'è solo nel Canavese, e nel Canavese insomma non ci voglio di andare fino laggiù, è lontano, E invece l'hanno aperto anche nel centro commerciale qui allo stadio. E vabbè, ho trovato delle scarpe che mi piacevano da morire. Le avevo viste da subito a prezzo pieno, ma non le avevo acquistate perché veramente ultimamente sto comprando un sacco di scarpe. Però vabbè, mi piacevano troppo, poi le hanno messe in saldo. Ovviamente tutte in saldo del 40, del 50, quelle che piacevano a me in saldo del 10, ma va bene. E da 59,90, no più del 10, perché da 59,90 io le ho pagate tipo 41 euro. Ed è questo tronchetto qua, che a me è piaciuto subito da morire. È semplicissimo. Ed è strano che mi sia piaciuto perché io odio le cose scamosciate, non mi piace come tessuto per le scarpe, però questo mi piaceva molto, questo tacco che non è per niente alto, cioè un tacco normalissimo, non so. Sarà un 7-8 centimetri forse, boh. Comunque sono proprio comodissime, non sono per niente alte. Oltretutto qua all'interno potete notarlo che ha un po' di plateau, quindi ovviamente dimezzano ancora il tacco, quindi sono comodissime. E poi mi piaceva molto questo taglio un po' stondato qua davanti, hanno questa fibbia qui. Mi piaceva molto anche il colore, questo cammello. No, non è un cammello, è un tortora. E di lato hanno la cernierina con appunto il marchio prima donna, diciamo. E c'erano le identiche anche nere. Effettivamente anche nere erano molto belle. Forse nera mi piaceva un po' di più indossata, però il tronchetto nero già ce l'avevo e quindi ho preso questa qua. E io già me la vedo con un jeans chiaro, una camicia bianca. Secondo me stanno molto bene. E niente, questo era il mio ultimo acquisto. Quindi spero di potervi vedere in negozio piuttosto che a Milano o qua al teatro adesso quando ci sarà l'evento a Torino. E niente, vi volevo chiedere una cosa. Alcune ragazze si sono lamentate del fatto che quando faccio i video tutorial io vi faccio sempre le inquadrature, faccio sempre dei close-up molto vicini all'occhio perché penso che... Più che spiegarmi con le parole, vi è più semplice se vediate realmente il movimento, dove vado ad applicare, il colore, eccetera. Alcune ragazze si sono lamentate del fatto che, questa telecamera faccia un po' fatica a mettere a fuoco quando inquadro da così vicino e quindi nel momento in cui vi faccio vedere il prodotto e poi vi faccio vedere l'applicazione, quindi in quel passaggio, avendo difficoltà la telecamera a mettere a fuoco, dopo un po' dia fastidio agli occhi e diventi noiosa. Come effetto. Fatemi sapere se ritenete opportuno che magari non faccia le inquadrature da così vicino, se vi dà fastidio. Fatemi sapere, i prossimi tutorial li faccio un po' più da lontano. Io ve lo facevo solo da vicino per farvi vedere bene perché conta molto anche il movimento, come viene appoggiato il pennello, quindi insomma per farvi vedere più nel dettaglio. Fatemi sapere, io penso di aver parlato tantissimo qua, non mi segna quanto, ma credo sia molto. E niente. Ah, avevo acquistato anche questo maglione quel giorno, molto carino, è semplicissimo, nero con i bottoncini fatti in questo modo che sono carini, potete portarlo tutto abbottonato, quindi che rimane poi col collo alto, a me piace anche un po' così, questo collo particolare, semplicissimo, nero, lungo. Vabbè, basta, vi saluto. Ciao!